7, tanti ospiti speciali da Renzo Arbore a Noemi, da Tony Harvey a Betty e Penny. Buonasera dal TG1, attesa per il tradizionale messaggio di fine anno del Capo dello Stato. Ancora un attimo la trovo. Volevo portartela io, ma sono alle prese con questo cenone con i parenti. Tranquillo, non è costato nulla venire. Minuti subito dopo il TG sarà un discorso in cui Mattarella presterà attenzione agli italiani più in difficoltà e rivolgerà a tutti, in particolar modo alla politica, un appello alla coesione e all'unità. Simona Sala. Tutto è pronto, tra poco, subito dopo il TG, il Capo dello Stato rivolgerà il suo messaggio ai cittadini per la fine di un anno che ha definito di speranze e difficoltà. Ecco, scusami tanto, vedi qui, è stato un incidente, l'ho lavata, l'ho messa a bagno, ho fatto di tutto per questa camicia, ma alla fine io non sono pratico e la macchia è rimasta. Pensavo che magari potrei direttamente lasciarla a te. Se poi riuscissi a smacchiarla senza che lui se ne accorga, sarebbe perfetto. Ok? Perché o Fabrizio rompe la nostra amicizia così, o peggio mi ammazza. Tranquillo, ci penso io. Grazie Sofia, conto su di te, eh. Allora, grazie ancora, ciao e buon cenone. Ciao Carlo, buon cenone anche a te. Fabrizio! Eccoti. Ciao. Siamo in ritardo, ma se vuoi farti una doccia facciamo in tempo, ti aspetto. Purtroppo mi hanno dato un doppio turno al lavoro. Giulio si è ammalato, io lo devo sostituire. Sono venuto giusto a prendere un cambio. Non me lo dici adesso? Dovevamo passare il capodanno insieme, me lo avevi promesso. Non lo so, Sofia, ma non le decido io queste cose, come faccio? Ma non possono cambiarti i turni così da un momento all'altro. Uno può avere anche da fare, è capodanno. Poi scusami, perché proprio tu? Non potevano chiamare qualcun altro? Sofia, non ti arrabbiare. Festeggeremo capodanno domani. D'altronde ci sono solo i tuoi amici. Io non ci farei niente. Sono sicuro che ti divertirai lo stesso, anche senza di me, vedrai. Mi sta a largo. Come dici? Mi sta a largo il braccialetto che mi ha regalato per Natale. Uno di questi giorni usciamo e lo facciamo restringere. Ok? Sì, certo. Dai, non fare così. Il lavoro è lavoro. Lo so, non è colpa tua. Guardate, vado a casa. Sì, 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 s
Ciao ragazzi, io vado. Sì, sì, ci sentiamo domani per gli auguri. Ciao. Ma sei sicura? Sì, ragazzi, sono sicura. È meglio così. Dai, sto volando, divertito. Arrivederci, buon anno. Buon anno. Carissima, sei l'ultima cliente dell'anno. Sì, avevo paura di trovare chiuso. Sarebbe il tuo cenone di stasera? E l'altra Elina? Spero non sia il digestivo. No, quello è per un incidente con la camicia di Fabrizio. Lavora stasera? Sì, deve sostituire tuo marito. A proposito, come sta? Giulio? Non aveva nessun turno oggi. Lavora domani da mezzogiorno alle 8. Anzi, adesso come chiudo vado ad aiutarlo che ci sono i parenti da Livorno. Sono 5.50. Grazie, ciao. Ciao, grazie. E auguri. Auguri anche a te. Non lo vedo da due giorni, da quando mi ha prestato la camicia. A proposito, sei riuscita a smacchiarla? No, ma ho comprato lo smacchiatore, forse stasera ci provo. Grazie davvero. Comunque, secondo me, per Fabrizio non c'è da preoccuparsi. Avrà lasciato il cellulare in macchina, nei parcheggi, e lì mica prende. Oppure la batteria che è morta. Dai, ce l'ha da 2 anni sto telefono. Anzi, secondo me il problema è proprio quello. Allora perché mi ha detto che doveva sostituire Giulio, secondo te? E magari ti ha detto Giulio, ma aveva in mente il nome di un altro collega. E poi un lapsus capita a tutti. In effetti. Anzi, ora mi sento anche un po' stupida. Fabrizio si sarà confuso. O magari sono io che ho capito male. Sicuramente c'è una spiegazione. Poi diciamocelo, Fabrizio... Tra poco è pronto a tavola, sei sicura che non rimani con noi a cena? Ho fatto un arrosto che è la fine del mondo. No, grazie Carlo, come ricevuto. Vado a casa, magari la camicia la smacchio stasera stessa. Ah, se lo dici Fabrizio, per favore, fammi sapere. Senz'altro, dai, buona serata. Buona serata anche a te. Thank you.
Perché non è proprio la cosa. Perché a me mancherebbe. L'impostazione.